Salve ragazzi, sempre Sean True Silver, stiamo navigando, abbiamo fatto una lunga navigata per tutto il mare Egeo, incredibile ragazzi. Ed ora siamo arrivati, penso quasi a Sparta, il villaggio di Giteo. Ecco, questo mi sono un attimo distratto, ho fatto una manovra un po' storta, siamo quasi andati a sbattere, ma dai, è andata bene. Allora, come vedete qui c'è il luogotenente di nostra madre, Timo. Se la stordite poi potete, invece di assassinarla, potete reclutarla. Io ho fatto una prova, ovviamente sarei fatto prima. Ed eccoci, la Valle dei Guerrieri, Laconia. Quindi ci siamo spostati in una nuova zona, ragazzi. Vediamo le quest disponibili in questo posto. Evviva i contratti e le taglie. Ecco, nostra madre ci stava già aspettando, c'è cioè il teletrasporto come Goku. Vediamo cosa avrà da dirci nostra madre. E questa dovrebbe essere la 34esima parte, se mi ricordo bene, o la 35esima, non lo so. 34esima. Tesoro, ce l'hai fatta. I mari sono stati favorevoli? Poseidone deve essere l'unico che non cerca di ucciderlo. E sei andato? Hai parlato? Non ancora. Dovresti. Ha le risposte a molte delle tue domande. Tuo padre sarebbe fiero di vedere quanto sei cresciuto. Per ora, occupiamoci di quello che c'è da fare qui. Mai avrei immaginato di calpestare di nuovo il suolo spartano insieme. Anche se ho maledetto questo luogo per quello che ci ha fatto, mi sento molto più a casa qui che a Cefalonia. Sparta è casa nostra. Ma dovremmo sbarazzarci del repantoccio se vorremmo trovare la pace. Cos'è successo alla nostra vecchia casa? Nicolao continuò a viverci dopo che me ne andai, ma ora che non c'è più, non lo so. Perché non andiamo a scoprirlo? Certo, ma prima voglio mostrarti una cosa. Andiamo, madre. Allora, non siamo andati a Tera a scoprire chi è nostro padre, ma non fa parte della quest principale andare a Tera a scoprire nostro padre. O magari ne farà parte più avanti perché non avevamo indicatori per Tera adesso. Ma nel caso io ve la clippo, Forza. ragazzi, perché secondo me è veramente importante. Quindi, cioè, il padre di Alexios e Cassandra, che è rimasto segreto, non lo clippiamo come parte, certo che dovrà essere clippato, secondo me è importante. Facciamo questo pezzo, vediamo cosa accade dopo e nel caso andiamo, se no andiamo fisicamente e clippiamo quella parte. Ok, eccoci qua, villaggio di Giteo. Continuiamo a seguire Mirrine per questa cavalcata. Non importa quanto dura, non potrò mai lasciarmeli alle spalle. Lo so, Annasso riuscì a dimenticare. Era come se avesse sigillato Sparta in una scatola e l'avessi gettata in fondo al mare. In quella scatola hai messo anche il ricordo di nulla. Avrei voluto, ma sarebbe servita una scatola troppo grande per riuscire Fattoria di Amicle. Ok, ragazzi. È qui che ti insegnai a usare la lancia. L'esitazione porta soltanto alla tomba. Ti ricordi? E come ho fatto ad arrivare fin qui? Dovevamo toglierti la lancia di mano mentre dormivi. Dicevi che ti serviva per combattere i mostri nei tuoi sogni. Non potevo certo affrontare Cerbero a mani nude. I lupi faranno a pezzi quei bambini. Dobbiamo aiutarli. Alexios, aspetta. Non puoi interferire. È una zona di addestramento spartana. Non posso restare a guardare. Vado ad aiutarli.
È alla fine un bravo uomo, Lexios, come lo stiamo facendo comportare. Padre. Non sono tuo padre. Ma di certo, lui è fiero di te. Digli che mi dispiace di aver gridato. Ero arrabbiato. Non volevo. È morto con onore. È morto inutilmente. E tu che fai qui? I ragazzi erano in pericolo, volevo aiutarli. No! Non è vero! Non mentire, ragazzo. Dovresti vergognarti. E tu? Ora questi ragazzi saranno più deboli a causa tua. L'intero esercito spartano sarà più debole a causa tua. Dovrei ucciderti all'istante. Stai bene? Cosa è successo? Non potevo restare a guardare. L'ago gay è ciò che trasforma i ragazzi in uomini e i soldati in spartani. Interferendogli hai solo resi più deboli. E dimmi, a chi servirebbero da morti? Alexios, questa non è Cefalonia, Nasso o qualsiasi altro posto. Questa è Sparta. E chi infrange la legge muore. Credimi, madre. So esattamente cosa succede se si infrange la legge di Sparta. Vieni, torniamo a casa. Quell'addestramento è spietato. Non spietato, efficace. I migliori di quei ragazzi diventeranno criptes, protettori della pace e cacciatori notturni. Cacciatori notturni? C'è una ragione se Sparta non cambia mai. Ha delle regole ferme. Gli spartani dominano la Lacona, i cui cittadini sono per lo più illoti. Viene schiavizzato per lavorare nei campi e nelle miniere. Schiavizzato? Perché non si ribellano? I campi spartani li sfamano e i guerrieri spartani garantiscono loro sicurezza. Prima dai persiani e ora dagli ateniesi. Quando dimenticano il loro posto, sono i criptes a ricordarlo. Capisco. Molti si sono sacrificati per ottenere il benessere. Molti, non tutti. Eccoci ragazzi, siamo finalmente a Sparta. Questa è Sparta, ragazzi, ecco qui il nostro obiettivo dell'Ubisoft Club. Abbiamo 30 punti da spendere a questo punto. Siamo scesi dal cavallo, ma chiamiamo il nostro Phobos. Così possiamo seguire nostra madre. Sono stupidamente sceso dal cavallo, ma non dovevo, a quanto pare. Nostra madre sta investendo gente. Tutti a petto nudo, gli spartani, allè. Qua possiamo scendere sicuro. Ok. Dunque, questo dovrebbe essere casa nostra, se mi ricordo bene i ricordi dei primi episodi. L'ultimo luogo in cui mi si è sentito al sicuro. Appena sei riuscito a tenere in mano una lancia, hai iniziato ad allenarti qui da mattina a sera. Nicolao era un maestro difficile da compiacere. Con te nascondeva il suo orgoglio. Ma ogni sera mi diceva, un giorno porterà gloria a Sparta. Anche se lo odio per quello che ha fatto, senza il suo addestramento sarei una persona diversa. Quel giorno il mio cuore si spezzò.
Ma per la prima volta da molto tempo, ora che sono qui con te, credo di poter guarire. Anch'io. Ricordi quando hai preso in braccio tua sorella? Avevo paura di farle male. Misi intorno cuscini e lenzuola. E anche allora la stringevi a te così forte che credevo l'avresti soffocata. Ora è diventata così forte. Gli dèi ingannano i miei occhi. È bello vederti, Brasida. È passato di tempo da quando ti ho salvato dal magazzino in fiamme a Corinto. I miei ricordi sono un po' diversi. Ti trovo bene, Brasida. Le voci erano vere. Sei viva! Molti che credevamo morti respirano ancora. Quando ho saputo del vostro ritorno? Siamo a Sparta, ma non ancora a casa. Rivogliamo la nostra casa, Brasida. Sparta ha requisito la vostra tenuta dopo la scomparsa di Nicolao. La città attende che il suo figlio adottivo la reclami, ma non è ancora tornato dalla guerra. Stentore! Sapevo che avrei dovuto ucciderlo sulla spiaggia. Come possiamo riprendercela? Dovete richiedere la cittadinanza spartana ai re. Certo, non sarà facile. Perché no? Per quanto io sia felice di vedervi, i re non lo saranno. Specialmente Archidama. La tua partenza da Sparta non è stata delle più... amichevoli. Ce l'ha ancora con me perché gli ho rotto il naso. Tu cosa? In ogni caso non l'ha dimenticata. Ma ho un'idea che forse lo aiuterà a perdonarti. Dici? Alcuni soldati spartani hanno fornito delle armi agli Loti. Chiunque si occuperà dei traditori otterrà la sua gratitudine. Perché mai dei soldati spartani aiuterebbero gli Loti? Gli Loti sono molto più numerosi dei cittadini spartani, ma non hanno una guida. Sono soprattutto contadini, servi e apprendisti. Se qualcuno li riunisse, li armasse e li addestrasse, sarebbero una minaccia per Sparta. Ma hai detto che sono stati degli spartani ad armarli. A maggior ragione questa faccenda deve essere risolta al più presto. Scopri perché gli Loti sono stati armati e avrai l'attenzione dei re. Dove trovo questi spartani? L'ultima volta sono stati avvistati alla cava di marmo di Gorani, nella foresta dell'Europa. Allora troverò i soldati. E poi? Gli spartani sono leali al proprio comandante. Eliminalo e il resto si disperderà. E le armi? Distruggile! Gli Loti hanno già causato abbastanza problemi con falci e badili. L'ultima cosa di cui Sparta ha bisogno è che abbiano delle spade. Quindi, per riavere la nostra casa, devo eliminare il comandante spartano responsabile di aver fomentato un'inutile ribellione. Sembra semplice. Quando avrai finito, raggiungimi nella sala del trono. Tu dove andrai? È qui che ti ho cresciuto. Ed è qui che Leonida ha cresciuto me. Farò visita alla sua tomba, appena oltre la tenuta. Dovresti rendergli omaggio anche tu, prima di cominciare. Ci proverò. Ok, andiamo alla tomba di nostro nonno, Leonida. Dov'è la tomba del nonno? Allora, vediamo le nostre missioni, ragazzi. Innanzitutto, localizziamo i re di Sparta, vedete? Alexios incontrò Mirrine alla tomba di Leonida, dove scoprì la storia della sua famiglia e il suo destino, affrontò faccia a faccia i re spartani del presente e del passato. Attenzione, ragazzi, questa mi ispira veramente tanto, quindi alla tomba del nonno. E abbiamo altre quest che avremo modo di fare nel tempo. Non ci faremo sopraffare dagli Atenienzi. Mio nonno era un vero eroe. Forse... stavamo parlando della battaglia delle Termopili. Leonida, l'ultimo vero eroe spartano. Saremmo tutti sotto il giogo dell'impero persiano se non fosse per il suo coraggio. Nelle tue vene scorre il suo stesso sangue. Quindi il nostro sangue è sangue di re. Sei molto più di un mercenario. Hai il sangue degli eroi, sangue di potere. Ricordi quello che ti dico? Che alcuni avrebbero cercato di impossessarsi di questo potere. E tu hai giurato
che non lo avrei permesso. Prendi la tua lancia. Ah, la lancia contiene i ricordi, probabilmente di Leonida. Ma se la lancia stessa, ragazzi, ho avuto un'idea. Basta! Ne abbiamo abbastanza della tua insolenza. Sparta non andrà in guerra. La Pizia ha parlato. La Pizia dice quello che voi volete che dica. È il vostro burattino da fin troppo tempo. Ed è giunta l'ora di tagliare i fili. Oh, Leonida, i giorni degli eroi sono finiti. Credi che il tuo sangue ti renda speciale? Se aprissimo le tue vene, colerebbe al suolo e sparirebbe tra le fessure del terreno. Tu non sei nessuno. Perché non proviamo a scoprirlo? Il tuo destino è segnato, figlio del leone. Cersei ci unirà tutti quanti e porterà ordine dove c'è caos. Sfida la Pizia e chiunque tu ami, chiunque tu voglia proteggere, perirà. Raduna gli uomini. Mio re. Se Cersei vuole Sparta, devo vedersela con me. Incominciamo a capire perché la setta c'era con noi. Incredibile. Capisci adesso? Cosa devo fare? È ora che entrambi compiamo il nostro destino. Se non fermiamo la setta prima che sia troppo tardi, gli sforzi e il sacrificio di Leonida saranno stati inutili. La nostra stirpe si è ribellata a chi voleva schiavizzarla. È ora di ribellarsi di nuovo. Bene, bene, bene. Madre e figlio infine riuniti a Sparta. E guardatevi, degli dei tra i mortali. Re Pausania, che onore. Sono addolorata per tuo padre. Già, i nostri padri sarebbero orgogliosi di vederci qui oggi. Ricordi Alexios, mio re? Come dimenticarlo? Il bambino che si sacrificò per salvare sua sorella. Che tragedia. Un innocente condannato a morte da un'antica legge spietata. Antica e spietata. Ancora oggi gli spartani vivono e muoiono secondo queste leggi. Ma voi sembrate più progressista. E tu sembri aver passato molto tempo con gli ateniesi. Ho partecipato a un simposio. O dove? In ogni caso, Sparta era più debole senza di te, senza di voi. Siamo un esempio del perché le leggi debbano cambiare. Oh, concordo. Ma Re Archidamo, se potesse incidere le leggi spartane sul petto di ogni cittadino, lo farebbe. Ho passato tutta la vita a guardarmi le spalle. Se Sparta sarà di nuovo la mia casa, voglio che sia in pace. Pace a che prezzo? Quando gli spartani non uccidono, si addestrano per farlo. E se non uccidono gli ateniesi, dichiarano guerra alla loro stessa gente. Ma non siamo qui per parlare dei morti, vero? Abbiamo saputo che Sparta ha requisito la nostra casa, dopo ciò che è accaduto a mio padre in Megara. Noi la rivogliamo. Bada come parli. Hai lasciato Sparta, ma sono pur sempre il tuo re. Chiediamo cortesemente un'udienza con te e con Re Archidamo per chiedere il ripristino della nostra cittadinanza e la proprietà della nostra casa. Ma certo, non c'è cosa che mi renderebbe più felice. Archidamo, tuttavia, non ti ha ancora perdonato per l'incidente del naso. Che possiamo fare per persuadirlo? Si parla di una ribellione degli Iloti. E i Cryptes gettano paglia sul fuoco uccidendoli selvaggiamente, rubando il bestiame e lasciando i corpi a marcire per strada. I Cryptes sono la massima espressione dell'addestramento militare spartano. La loro disciplina e il loro coraggio rendono l'esercito spartano il più temuto del mondo. Un tempo, forse. Ora i Cryptes sono corrotti e assetati di sangue, e addestrare dei ragazzi per uccidere contadini disarmati non è onorevole. Rivolete la vostra casa o no? Bene,
Dimostrate agli Iloti che non sopportiamo più il massacro della loro gente. E dove dovrei cominciare a cercare questi Kryptas? Puoi trovarne uno nel forte di Punta Zarax. Un altro è a guardia della casa di un capo spartano. Il terzo è più elusivo. L'ultima volta è stato avvistato in uno dei villaggi a ovest delle colline Ilote. È decisamente il più rumoroso dei tre. Mia madre mi ha parlato dei Kryptas. Cos'altro potete dirmi? Sono gli occulti, selezionati fin dalla giovane età, privati del cibo e addestrati in isolamento, costretti a rubare e uccidere per sopravvivere. Se completano l'addestramento diventano guardie del re. Ma perché devo ucciderli? Per anni i Kryptas hanno mantenuto la pace tra gli Iloti e gli Spartani. Si occupavano degli Iloti che causavano problemi. Ma ultimamente i Kryptas hanno ucciso uomini, donne e bambini senza pietà. Bambini strappati alle madri e dati in pasto ai lupi. La Crypteia è divenuta terreno fertile per la nascita di spietati selvaggi. C'è qualcosa che devo sapere sul re Archidamo. È un conservatore, brutale, noioso. Dà più importanza alla tradizione che al benessere del popolo. Quel giorno sul monte Taigeto si schierò con gli anziani. Se uccidere i Kryptas ci restituirà la nostra casa, lo farò. Ok ragazzi, dunque abbiamo una missione in corso. Possiamo parlare con nostra madre, ma... I re spartani non sono noti per la pazienza. Quindi come vedete qua ci sono missioni a tutto andare. Allora... Ah, abbiamo già l'indicatore, bene, non dobbiamo cercarli più di tanto. Ah, io non volevo ucciderlo, non so perché è partita questa azione. Vabbè, scusate, non era affatto intenzionale. Muoviamoci. Quindi Re Cersei doveva portare ordine laddove c'era caos. Ah, pure a Sparta c'è un tempio di Atena. Dunque, vediamo. Siamo vicini a questa casa dove a quanto pare c'è la nostra destinazione. Mi conviene farmi scoprire. Che sia quello il Kryptas, che dobbiamo uccidere appunto. Abbiamo ancora un po' di minuti e cercheremo di usarli ragazzi per riuscire a portare a casa qualcosa di buono. Ci hanno quasi visto. Ecco, è lui. Vediamo se uccidendolo si sblocca qualcosa. Ecco qui, sì, era uno di quelli da uccidere, avete visto che è venuto fuori. Quindi primo si trova qui, dei Kryptas. Ora faremo anche quelli che ci hanno aggredito.
E che dire, ragazzi, siamo arrivati a Sparta, dobbiamo riguadagnarci il favore della città, una cosa abbastanza prevedibile da quello che pensavo. Quindi dobbiamo far fuori questo Procopio. Ah, è arrivato anche un mercenario giusto per gradire. No, era il suono del mercenario, ma niente, è morto cadendo dalla altura. Sveglio sto mercenario, mi hanno detto, Vediamo se riusciamo a fargli, prima che scada il tempo, se riusciamo a fargli un trappolone. Ah, però abbiamo preso fuoco anche noi, dai. E quando succedono queste cose poi cominciano ad arrivare a raffica, lo sapete, i mercenari. Cosa gestita malissimo in questo gioco, veramente. Addirittura Narcisa rombo di tuono, lasciamola passare, va. E niente, ragazzi, ora poi indagheremo nella prossima parte, nel prossimo episodio, su dove si trovano gli altri Cryptes e faremo questa missione. Indagherò anche sulla storia di nostro padre, appunto, se effettivamente è, come si chiama, era già aperta come missione, però sembra di no. Io non vedo una missione con Tera, personaggio. Questa è la missione dell'arena, devo andare a fare prima o poi. Come vedete si sono sbloccate anche nuove missioni. No, non c'è la missione di nostro padre, di Tera. Quindi o andiamo a Tera e andiamo a caso, a naso, a vedere se lo sblocchiamo, oppure... Però devo salvare prima e poi ricaricare al massimo che pare... Oh, eccola qui! Rombo di tuono, mi hanno detto che devo farti fuori oggi. E che dire, ragazzi, a sto punto io vi saluterei quasi quasi qua. Vi saluterei qua quasi quasi e riprendiamo la prossima volta. Allora, vediamo se non ci attacca nessuno. Ecco ahí, l'ultima cassa, la attacchiamo. E così, già che ci sono, finisco anche questo posto. Almeno sono altri exp che prendiamo. Perfetto, scarselle ateniesi. E le indossiamo a Sparta, attenzione. Quindi, grazie di aver visto il gameplay. Mettete like o dislike a questo video. Non registro le tre parti per oggi, quindi riprendiamo tra un giorno. Tra un giorno torniamo con gli episodi. Quindi grazie a tutti di aver visto Assassin's Creed Odyssey, iscrivetevi al canale, mi farebbe molto piacere, e alla prossima, ciao ciao ragazzi, alla prossima.